Catanoso. Lavagno. Palmieri. Carrozza. Di Lello. La Marca. Duranti. Dall'Ai. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Articolo 31. Relatore, prego. Sì, Presidente, i pareri anche qui sono tutti contrari. La ringrazio, relatore di minoranza. 31.5 favorevole, 31.9 favorevole, giusto? Posso? Prego. Grazie. 31.9 Borghesi, Guidesi, Pini favorevole, 31.7 favorevole, 31.8 favorevole, 31.1 Massimiliano Bernini, Gagnarli, Benedetti, Galinella, Labate, Lupo, Parentela, Battelli contrario, così come il 31.3, il 31.2 e il 31.4. Le do anche l'aggiuntivo? Sì. 31.01 contrario. Contrario. Grazie. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. 31.5. Onorevole Borghesi. Prego. Sì, grazie Presidente. Con questo intervento riassumo un po' quelli che sono gli emendamenti presentati in questo articolo. Considerato che sull'articolo 31 non esistono obblighi nei confronti dell'Europa, al di là di quello che ci dice il Governo, per intervenire sulla normativa nazionale, vediamo questo articolo come un puro atto vessatorio e penalizzante nei confronti dei cacciatori italiani. Infatti, senza che l'Europa ce lo chieda, a notare la selvaggina migratoria non appena abbattuta, invece che a fine giornata, come avviene oggi in Italia, per chi pratica l'attività venatoria è un'ulteriore penalizzazione e di fatto è anche una norma che va contro il buon senso. Di fatto verranno solo create delle difficoltà ai cacciatori e la burocrazia